E comunque, non so, realizzarlo è stato bellissimo. È arrivato. È arrivato, sì. E la sensazione di gareggiare comunque con un atleta di un certo calibro e riuscire a mettere la mano davanti a Sì, non è, cioè, comunque ci sono tante emozioni da gestire in un unico momento e non è sempre difficile. Sono arrivata davanti al blocchetto che ero gasatissima, elettrizzatissima. Però è giusto, è importante comunque rimanere concentrati e cercare di volare. Hai volato bene, Sì. direi. Complimenti. Grazie, grazie mille. È nata una stella, dove si è accesa, quando si è accesa, come si è accesa, va? Ma diciamo che come quando, probabilmente l'anno scorso, quando sono riuscita a qualificarmi per gli europei e mondiali juniores, niente, boh, questa stella si sta evolvendo, speriamo. Con tanti, col lavoro, eccetera. Senti, si dice che i nuotatori di colore non vadano forte, invece sei un po' No, la no, no, nostra non è Callum vero, non è Jones. vero. Che effetto Cioè, fa, che effetto fa. no, è un bellissimo effetto, è stata un'emozione grandissima, effettivamente. Sei un po' anche, insomma, la campionessa di una zona, quella di Cuneo, dove sei, insomma, un po' si sta creando un certo Sì, entusiasmo, no? esatto. Grazie a te, ai La tuoi mia squadra comunque è risultati. nata da poco, il team di Inserio Nuoto non è. È una squadra giovanissima, è nata da poco più di 3-4 anni, quindi niente, ci Raccontaci stiamo. qualcosa di te a livello, diciamo, vai a scuola, vai al liceo, Sì, cosa? faccio l'istituto tecnico economico dell'indirizzo turismo, faccio turistico, la scuola che mi piace, porta abbastanza entusiasmo, Ai mondiali ora ci pensi? Sì, ci penso ai mondiali, sì. Senti, quest'anno hai fatto la prima convocazione in nazionale assoluto perché cioè, fai parte di un progetto della Sì. staffetta della Sì, per la federazione. staffetta appunto. Ecco, stare insieme alle grandi quando ti ha fatto crescere anche in chiave di questo risultato. Le grandi sono bravissime, comunque appunto le avevo tutte in finale praticamente, anche nella finale del 100 sono davvero bravissime, non ho niente da dire, mi sono subito trovata bene. A Firenze è stata comunque la prima esperienza con tutti gli elementi, diciamo, quasi tutti. Vabbè, sempre la prima volta, quindi magari ci sono le prime, come posso dire, le prime complicazioni, non so come posso dire. Però non so, cioè, è Se chi stato hai come bello. modello nel nuoto, diciamo, di questi grandi personaggi del nuoto Probabilmente italiano? Marco Orsi, perché è una persona molto umile e comunque diciamo che da grande vorrei diventare come lui, potremmo dire così. E in Quindi la futuro. nostra bomber al femminile, allora. sì. Ecco, pregi e difetti nel nuoto e fuori. Pregi e difetti del nuoto? Nel nuoto, diciamo, tuoi, Ma dove devi crescere pregi, ancora. come tutti gli sport, penso che il nuoto ti formi molto a livello caratteriale comunque, ti aiuta comunque a crescere, è uno sport difficile, non lo nego. E difetti, non lo so, come tutti gli sport, quando arrivano magari le insicurezze, le paure, le ansie, quello un po' brutto, però comunque i pregi sono quelli da. Che contano, sono quelli che contano di più. Nella tua stanza hai, diciamo, dei poster di nuotatori, di campioni famosi oppure, Poster no, forse diciamo, ho qualche autografo che mi hanno fatto fare quando ero più piccola. Poi vabbè, diciamo, ho cuffie, ho molte cuffie dei nuotatori, molti. quella della Silvia, di Pietro, di Marco. Se penso, ti dico Parigi, ci credi che potresti fare l'Olimpiade? Non dico che punto a quello, però si lavora sperando di arrivare, di arrivarci. Grazie. I poster si Prego. portano all'età Sono nostra. felicissima, non riesco a stare ferma. Davvero bello, è stata un'emozione grandissima. E già quando ero sul blocchetto dicevo quando si parte, quando si parte. Ho proprio voglia di gareggiare. È stato molto bello, sono molto entusiasta. Nuotata tipica bracciatese degli atleti Bracciatese, sì. di altissimo livello degli ultimi anni. Hai preso spunto tu o il tuo allenatore che ti ha indirizzato a una nuotata fatta in questo modo? Ma in realtà nuotavo a braccia tesa già da piccolina, poi la nuotata del 100 è già un po' più diversa, perché comunque bisogna cercare di prendere un po' più d'acqua ed è comunque una nuotata che bisogna migliorare, cioè tanto quella sul 50 non è perfetta ovviamente, sono sempre alcuni particolari da Che migliorare. effetto fa chiudere, vincere una finale davanti a una storia come Silvia Di Pietro, sulla velocità pura e storia di Fa un grande effetto, non ci credevo, cioè non ci credo ancora in realtà, sono davvero felice. un nuoto. Grazie Sara. Grazie a voi.
cioè i criteria comunque sono un appuntamento importante comunque per noi giovani, e soprattutto io l'ho vista, li ho visti come un allenamento appunto in prospettiva verso gli assoluti. E per quanto riguarda la vasca lunga, c'è la differenza tra vasca corta e vasca lunga. Io non mi alleno tantissimo in vasca lunga, è sicuramente un elemento che bisogna aggiungere in futuro in vista comunque degli appuntamenti importanti futuri. Mi alleno molto di più in corda. Abbiamo vista sia nel dorso sia nello stile, ma sicuramente lo stile forse è quello che ti senti un po' più a tuo agio. Sì, è lo stile che mi sta un po' più a cuore, quello per cui comunque nuoto di più, mi alleno di più. Però il dorso, certo, bisogna continuare ad allenarlo, a vedere, a gareggiare. È vero che il 50 stile era quello che erano cadetti, è un bellissimo risultato, dal tuo primo titolo italiano. Sì, esatto. Però il 100 stile di ieri implica un'enorme solidità, e fare quel tempo a quest'età lascia molto ben sperare, sta comunque puntando anche alla parte del 100. Certo, sto puntando anche a lavorare bene sul 100, a nuotare, a sicuramente migliorare alcune particolarità, alcuni errori ci sono sempre, e nulla, però sì, cioè... Prossimo obiettivo, una staffetta o un posto? Ma magari una staffetta, sì, poi magari il posto tutto io arriverà. Certo. Dimenticavo di chiederti, tutti ti accostano a Checkon, per caso gli hai chiesto qualcosa, lo conosci, gli parli? No, in realtà non lo conosco, non ci ho mai parlato in realtà, ho visto che proprio mi hanno accostato appunto a lui. Ecco, insomma è un paragone impegnativo, però sì, ti stimola. Sì, impegnativo, però sì, è stimolante comunque essere paragonato a una persona come lui, un atleta come lui, sicuramente. Grazie.